Allora, mister, cosa dici? Un punto dove di guadagnato o 2 punti persi No, oggi? non c'è né da guadagnare né da perdere, c'è da giocare e siamo consapevoli che da qua alla fine, ma è stato del resto tutto il campionato così, bisogna giocare le partite. Noi cerchiamo sempre di lottare, di battagliare contro tutti, di rendere la vita difficile a tutti. E oggi, a mio avviso, è stata una partita bella perché comunque si affrontavano due squadre che negli anni passati si sono incontrate sempre in un campionato diverso. Quindi quando Chisola e Pinerolo si affrontano in un campionato importante come quello di Serie D, bisogna godere di questa situazione qua, quindi è stata una buona domenica per questo, quindi spero che in qualche modo il percorso di tutte e due le squadre siano comunque importanti per permettere di mantenere la categoria. Forse hanno avuto qualche occasione in più loro, però nel finale si potevate anche vincere. Ma sincero, adesso calcoliamo un pochettino la pericolosità, noi quel dato lì ce l'abbiamo, sono curioso perché comunque è stata una partita sporca dove la maggior parte delle occasioni il Chisola le ha create su calci piazzati, noi forse abbiamo concesso qualcosina in più da quel punto di vista lì, forse un po' ingenui nel non gestire quella situazione, però poi del resto anche noi abbiamo avuto l'occasione in qualche modo è stata una partita comunque povera di occasioni da tutte e due le parti, è una partita d'altronde comunque la posta in palio era alta e quindi non è semplice fare una bella partita dal punto di vista del gioco, però era la partita giusta da fare, quindi l'importante è quello appunto di arrivare ogni domenica a inserire l'ingrediente giusto per poter portare a casa punti. Adesso c'è un altro scontro diretto. Ma tanto da qua alla fine sono veramente tutte partite da giocare, però sono difficili, però per chi come noi è dall'inizio dell'anno che decide di affrontare le gare e le gare rispettando quello che è l'avversario, no? E quindi cercando di fare un percorso di crescita, no? Quindi sia dal punto di vista individuale che come squadra, penso che non è la difficoltà della squadra che va ad affrontare che condizionerà poi quello che è il percorso. Noi, gli scontri diretti sono difficili, ma penso che la classifica è molto corta. Adesso non ho visto i risultati. Siamo in tanti in qualche modo a giocarci la permanenza nel campionato di Serie D e noi cercheremo di farci trovare pronti nel momento giusto, nel fare l'allungo nel momento giusto con i tempi giusti.